Guardi, io credo che Caserta in questi anni, pur avendo grandi capacità progettuali, pur avendo un tessuto imprenditoriale importante nel settore dell'agricoltura, della zootecnia, ricordiamolo che la provincia di Caserta è ancora terra di lavoro, quindi è una terra che vive di agricoltura, una provincia che insieme al turismo ha nell'agricoltura il suo volano di sviluppo concreto e fondamentale, eppure in questi anni è stata trattata malissimo, è stata trattata male rispetto ad altre province, non mi riferisco alle zone interne, Avellino, Benevento, che è giusto che ci sia un'attenzione in più perché sono zone interne, per cui che ci sia una premialità nell'accesso ai fondi strutturali in quelle due province è un fatto scontato e che i cittadini casertani accettano, ma che ci sia una disparità rispetto a Salerno, Caserta non può accettarlo più, non ci possono essere nove pratiche sulla 411. Mi riferisco al PSR approvati a Caserta rispetto a 254 pratiche approvate a Salerno. C'è una disparità enorme tra un imprenditore agricolo e zootecnico della provincia di Salerno e quello residente in uno dei comuni della provincia di Caserta. Altro argomento, quello della scuola. Ma guardi, mi sembra tragicomico piuttosto che tragico, il governo stabilisce una data, le regioni ne fanno un'altra, le scuole non sono pronte, si attribuiscono ai presidi responsabilità che i presidi non hanno, che i dirigenti scolastici non hanno e non possono prendersi, sta di fatto che sui ragazzi, sulla formazione dei ragazzi e devo dire, aggiungo, anche sul personale docente e sulla loro pelle si sta scherzando davvero con il fuoco e ancora ad oggi non c'è chiarezza, cioè non sappiamo realmente se alcune classi possono realmente formarsi oppure no, se c'è lo spazio, se ci sono le attrezzature adeguate a stabilire le cosiddette norme Covid. Questo ad oggi non lo sappiamo, eppure siamo oramai alla prima decade di settembre, quindi siamo all'inizio oramai dell'anno scolastico. Il Covid continua a mordere, si è soffermato anche sulla situazione economica di ristoratori e commercianti. Ma guardi, assolutamente, perché io immagino, ma già vedo che in alcune zone, soprattutto nei piccoli centri dove c'è già poca densità abitativa, ci sono poche persone, già vedo difficoltà di negozianti e commercianti e ristoratori, ma immagino che nelle prossime settimane, se non c'è un'attenzione seria con il risalire dei contagi, possa esserci di nuovo un allontanamento e mettere in difficoltà quelle attività significa veramente oramai impoverire il territorio completamente, quindi ci vuole attenzione particolare a questo segmento, a questa categoria di attività produttive.